Ciao, sono la dottoressa Nora. Ho deciso di fare questo video qualche giorno fa, mentre ero qui in farmacia a fare un corso di aggiornamento per imparare ad usare la nuova microcamera per effettuare l'analisi della pelle e l'analisi dei capelli. E quando mi sono fatta l'analisi della pelle ho scoperto questa cosa che voglio mostrarvi in questo video. Allora, la mia pelle è abbastanza omogenea, priva di imperfezioni, soltanto leggermente secca. In realtà, guardate cosa ho trovato. Ecco qui. Allora, non so se riuscite a vederlo bene come lo vedo io. Allora, i punti più chiari che vedete nelle immagini sono dei punti in cui la pelle è semplicemente disidratata. Poi invece ci sono delle chiazze, ecco, più scure, ci sono anche proprio dei fili, non so se li vedete, in cui sono invece presenti dei capillari dilatati. Quindi i miei capillari iniziano a essere un po' più fragili, meno elastici, più permeabili. Effettivamente, pensandoci, quando faccio sport, quando mi espongo a degli sbalzi di temperatura, troppo caldo, troppo freddo, oppure quando mi faccio un bagno caldo, mi capita di avere le classiche scocchette rosse, alle quali non avevo dato alcuna importanza. In realtà, dopo questa analisi, ho capito che devo iniziare a utilizzare una crema protettiva, cioè una crema che abbia sostanze come la troxerutina, che hanno la capacità di aumentare la resistenza delle pareti dei capillari e ridurne la permeabilità, oppure delle sostanze lenitive che vanno a ridurre proprio il prurito, il fastidio legato a questo rossore, a questa dilatazione dei capillari, e una crema che abbia anche un fattore di protezione da raggi UVA o UVB, delle sostanze lipidiche, quindi quelle che normalmente costituiscono la barriera cutanea, e perché no, anche una polvere uniformante che svolge in questo caso una duplice azione: da un lato va a creare un ulteriore strato di protezione per la pelle dall'ambiente esterno, dall'altro va a mascherare un pochettino quei capillari, quindi rende meno visibili quei capillari che sono già giunti in superficie. Quindi, perché è importante fare l'analisi e perché è importante utilizzare la crema giusta? Perché un problema transitorio come il mio, quindi che si manifesta soltanto in seguito ad alcuni stimoli, può a lungo andare diventare cronico, e quindi se io non iniziassi ad utilizzare la crema giusta potrei trovarmi sulle guance il classico reticolo di capillari dilatati e rossi che è caratteristico della Cooperose. Grazie e arrivederci al prossimo consiglio.